quando con Marco abbiamo scelto di fare un passaggio a Firenze, mi è venuto spontaneo chiedergli di fermarsi a mangiare un boccone, proprio uno, poi lui scapperà subito perché deve andare prima a Prato e poi a Bologna, di fermarsi insieme a voi. Perché che cosa è successo oggi? E poi gli do la parola. Uno, il ministro ha firmato un accordo con la città di Firenze e con la città metropolitana e con tutte le istituzioni. Questo è un accordo molto importante, perché è un accordo sulla sicurezza, ha firmato insieme a Dario, anzi io ho il compito di scusare anche Dario che ha firmato oggi con il ministro Minniti un accordo, sta andando a Roma a prendere altri soldi da Franceschini. In Ardenna gli si può di tutto, ma ha capito che siamo a fine legislatura, quindi si sta facendo un lavorino, bravo in Ardenna, bravo sindaco, è così, perché sono soldi dell'accordo sulla cultura, quindi sta andando da Franceschini senza nemmeno bisogno di ricattarlo sulle candidature, va bene, quindi è tranquillo a firmare. Due, ha parlato ai sindaci al teatro Niccolini e l'ha fatta Niccolini, il luogo della cultura. Noi, per noi la sicurezza deve essere un euro di cultura e un euro di sicurezza. E oggi ecco voi a loro e vi saluta. Poi andrà a Prato e poi andrà a Bologna e vorrei che tutti insieme, come dire, ci portasse in macchina con sé, almeno spiritualmente, perché va a dare un abbraccio al carabiniere che è stato ferito dagli scontri, da quei criminali che gli sono saliti addosso. Quei ragazzi hanno messo gli scarpicci ed è in servizio a voi. Ci ha messo del suo Matteo. Le cose vanno dette sempre una appresso all'altra e soprattutto dicendo la verità. E guardate, quando uno dice la verità non sbaglia mai. Noi abbiamo a che fare con una partita straordinaria. Siamo qui, vie nuove. Io lo so che voi lo sapete c'è, ma noi dobbiamo fare questi ultimi giorni, queste ultime settimane che si parla della campagna elettorale con questa consapevolezza. Noi non stiamo discutendo di chi è candidato e di chi non è candidato, con tutto il rispetto di chi è candidato e di chi non è candidato. Stiamo discutendo di un'altra cosa, del destino dell'Italia. E di fronte al destino dell'Italia. Questo è il punto cruciale. Mai come adesso. E tutti quanti i politologi ci spiegano che abbiamo uno scenario tripolare. Ed è vero, è uno scenario tripolare. Ma guardiamoli meglio questi poli. C'è un polo che è un ritorno indietro. Vero. Abbiamo dubbi che sia un ritorno indietro? No. Abbiamo dubbi che li abbiamo già sperimentati? Ecco. Perfetto. Errare è umano, perseverare è un'altra cosa, come noi. Evitiamo quindi questo punto. Poi c'è un altro polo, che è un passo verso l'ignoto. Sappiamo che esistono, ma non sappiamo cosa vogliono fare. Ora, in politica non è una cosa fortissima tutto ciò. Poi se questo passo verso l'ignoto viene fatto nel più rigoroso silenzio, nel senso che non si partecipa al dibattito politico, alle grandi questioni che ha di fronte il Paese, voi comprendete che su di noi si carica una straordinaria responsabilità. Voi direte, sì certo Marco, tu dici una cosa giusta, ma noi abbiamo le armi per combattere questa partita? Le armi naturalmente politiche, le armi naturalmente del pensiero, delle idee, delle proposte. Sto specificando perché vedo che ci sono i giornalisti là al microfono, non vorrei che intendessero un'altra cosa. Non vorrei che qualcuno intendesse, il ministro dell'interno ha evocato le armi, non può comprendere che non si può fare. Diciamo. Allora, siamo le armi, diciamo, del pensiero, della proposta, del dibattito. Ecco. Allora, ci abbiamo tutto questo? Sì. Per una ragione semplicissima, lo diceva già Matteo, vedete, noi abbiamo governato questo paese per 5 anni, dal 2013 e dal 2018, vedete, non c'è migliore cosa che possa accadere ad un partito che dopo 5 anni di governo potersi presentare a tutti quanti
sia quelli che ci guardano con simpatia, sia coloro che non ci guardano con simpatia, dicendo una cosa semplicissima: vi consegniamo un paese migliore di quello che abbiamo trovato.